Benvenuti e chi ha già seguito i nostri seminari, bentornati. Questo è il secondo incontro del ciclo M'invento che facciamo come Camera nel 2022, cercando di affrontare tutti quei temi che sono in qualche modo connessi alla proprietà intellettuale da ogni punto di vista. Oggi l'argomento è il co-branding, che in realtà fondamentalmente è un argomento che viene sempre affrontato, diciamo, nella sua versione, nella sua natura più legata alle politiche commerciali delle aziende, perché non è nient'altro che una strategia di marketing in cui in realtà due aziende mettono insieme proprio appunto i propri marchi, i propri brand per cercare di migliorare il proprio posizionamento sul mercato. Quindi è un argomento che sostanzialmente ha una base, una natura che è soprattutto giuridica e di natura legale, perché normalmente è un accordo che viene stipulato attraverso un contratto specifico, che non a caso, insomma, è sempre poi un contratto sostanzialmente tailor-made, no? Non ce n'è mai nessuno uguale all'altro, perché le aziende che poi decidono di adottare questo tipo di strategia sono sempre molto diverse, tendenzialmente di mercati molto diversi. Quindi vanno costruiti i contratti per gestire poi l'iniziativa comune. In questi contratti ci sono diversi elementi da valutare e in cui bisogna trovare poi un accordo di gestione. E la problematica legata alla proprietà industriale di ciò che viene fatto nell'iniziativa è una problematica che nel contratto tendenzialmente va predefinita e va valutata, ma che non si riduce normalmente soltanto a uno scambio, diciamo, di licenze o comunque di diritti sulle rispettive licenze dei marchi, ma su alcune tipologie di co-branding può essere anche un pochino più sofisticata. Se pensiamo per esempio a quelle iniziative che prevedono delle capsule collection in cui esce fuori o si crea un nuovo prodotto che potrebbe avere un nuovo design, per esempio, è un tipo di problematica che conviene valutare e decidere in anticipo rispetto all'iniziativa che si farà. Oppure penso ad iniziative, diciamo, storiche e a collaborazioni storiche, come può essere quella, per esempio, tra Nike ed Apple, che negli anni si è sviluppata al punto tale da creare dei prodotti reciproci che comunicano tra di loro. E fare questo in ambienti così, in settori così diversi, significa creare nuova tecnologia. E se si crea nuova tecnologia, significa che la proprietà industriale, diciamo, è un argomento che assolutamente è fondamentale per poterne definire anche proprio i vincoli e i valori da un punto di vista economico. Un esempio di questo tipo significa, per esempio, creare nuovi tessuti, significa creare dei sensori che trasmettono dati, significa creare dei software specifici che poi li elaborano in un certo modo. Quindi è un tipo di problematica che va valutata e va ponderata con un certo anticipo prima di stipulare i contratti, ed è esattamente quello che sono problematiche che sono esattamente quelle che oggi vorremmo, di cui vorremmo parlare, di cui l'avvocato Maggi, che condurrà l'incontro con i relatori che porteranno i punti di vista e le esperienze diverse sull'argomento, dovrebbero dare un quadro che è quanto più possibile completo proprio sull'impatto che il co-branding può avere in termini di proprietà intellettuale. Io sono sicuro che, come sempre è successo in precedenza, lo faranno molto bene. Quindi vi lascio all'ascolto
degli interventi e ci risentiamo alla fine dell'incontro. Grazie, passo la parola all'avvocato Maggi. Grazie, dottor De Iusi, e naturalmente grazie alla Camera di Commercio di Milano. Sì, nel seminario di oggi, come anticipava il dottor De Iusi, parleremo di co-branding, che effettivamente è un tipo di contratto atipico e che coinvolge primariamente, naturalmente, i brand e i marchi di imprese diverse. Nel mio intervento cercherò di introdurre, di dare un inquadramento di quelle che possono essere le varie problematiche legate al co-branding e di come il co-branding si potrebbe sviluppare. Ecco, seguirà il mio intervento quello del dottor Calorio di Pininfarina, che è, diciamo, forse il soggetto più titolato a fornirci qualche esempio di successo di co-branding, perché diciamo che a Pininfarina ecco, è molto attiva e molto sviluppata in questo settore. Seguirà poi al dottor Calorio l'intervento del professor Davide Sarti, che pure supporta sempre questi seminari, così come supporta anche il nostro studio legale, il quale ci parlerà dell'utilizzazione del marchio degli sponsor. E finiremo con la relazione della dottoressa Schiaffino di Engitel, che invece parlerà di co-branding digital. Ecco, cominciamo quindi con la breve introduzione, relazione che avevo preparato. Spero che vediate lo schermo. Ecco, invito i partecipanti, non l'ho ancora detto, se dovessero avere delle domande, a proporle nella specifica casella domande e risposte, e a un certo punto della relazione, diciamo, del seminario, vi verranno fornite le risposte. Per quanto riguarda il dottor Calorio, che dovrà lasciare il seminario appena dopo appena dopo il suo intervento, vi invito a fare le domande subito, così da riuscire diciamo, a liberare poi il dottor Calorio, mentre gli altri, come dire, speaker potranno, me compresa, potranno rispondere alla fine del seminario. Ecco, cominciamo quindi col dire che questo tema del co-branding è un tipo di tema, configura una tipologia di contratto atipico. Perché non esiste una regolamentazione specifica sul contratto di co-branding che diciamo, non ha quindi a disposizione regole fondamentali, ma mutua la sua regolamentazione da vari settori, come potrebbe essere la licenza, come potrebbero essere altre regole legate alla circolazione del marchio o dei diritti di proprietà intellettuale. È tuttavia una pratica che si sta molto diffondendo sul mercato, si sta molto diffondendo anche perché con lo sviluppo del settore digitale il co-branding è sempre più attuato e può consistere in una serie di, come dire, di fattispecie che sono per la verità non diversissime tra di loro. Ecco, immaginate per esempio ecco, questi sono degli esempi che volevo portare alla vostra attenzione. Ecco, qui vedete l'uso di un marchio congiunto sullo stesso prodotto, in questo caso è un rasoio della Philips e una crema della Nivea che vengono, diciamo, che veicolano in questo caso lo stesso prodotto
che è appunto un rasoio, ma potreste immaginarvi anche, ma qui sicuramente sarà più bravo di me a fare degli esempi il dottor Calorio, potete immaginarvi anche la situazione della pininfarina che utilizza marchi in co-branding con alcune case automobilistiche, oppure ancora il caso di Dolce Gabbana e Citroën. Ecco, sono tutte casistiche nelle quali ci possiamo, vediamo che l'uso del marchio è un uso del marchio sul prodotto o sul servizio che viene veicolato da parte di due titolari diversi. Ecco, la dottrina che ha provato a dare una definizione di co-branding, in particolare Galli, hanno sottolineato che con questo termine si designano fenomeni con i quali titolari di marchi diversi, che sono effettivamente portatori di messaggi diversi ma fra loro compatibili, come pure vedete in questo esempio, li associano tra loro su determinati prodotti per sfruttare le sinergie di questi messaggi. Peraltro vorrei sottolineare che non è nemmeno escluso che questi marchi o che vengono associati tra di loro lo siano non per veicolare un prodotto o un servizio, ma anche solo per veicolare una promozione, una pubblicità di qualche sorta o persino un concorso a premi. Ecco, tutte quelle forme promozionali pubblicitarie che avvengono, che possono avvenire sul web e che quindi sono, possono comportare il fatto di veicolare insieme due marchi diversi. Ecco, il co-branding quindi prevede che ci sia una regolamentazione di interessi che per lo più viene fatta in via contrattuale dalle parti e dovrebbe essere fatta in via contrattuale dalle parti, dato che, come sottolineava il dottor De Iusi, non esiste una regolamentazione specifica. Il tema principale che può far sorgere il co-branding è quello dell'uso del marchio in funzione distintiva o non in funzione distintiva, cioè esiste un prodotto principale sul quale viene apposto il marchio, che qui può essere Philips, qui può essere il marchio dell'auto, qui può essere ancora il marchio dell'auto, che viene associato ad un altro marchio. Ecco, il cosiddetto marchio che viene associato, si tratta di capire anche che tipo di impatto abbia, in particolare se noi pensiamo che questo marchio, che non è il marchio del produttore principale del prodotto finito, possa avere un rilievo distintivo, allora dobbiamo da questo assunto far derivare una serie di conseguenze, per esempio il fatto che il soggetto, la veicolazione del marchio poi è una veicolazione che riconduce il prodotto effettivamente a quel titolare e non solo riconduce il prodotto a quel titolare, ma lo investe di una responsabilità che è una responsabilità legata al fatto che il prodotto abbia determinate caratteristiche che probabilmente il consumatore si aspetta di trovare in un marchio, in un prodotto che è contraddistinto da quel marchio. Quindi c'è senz'altro questo primo profilo. Poi c'è anche il profilo, se vogliamo, che il fatto di veicolare un marchio come tale, quindi in funzione appunto distintiva, è idoneo ad evitarne eventualmente la decadenza, mentre sarebbe dubbio che ciò possa avvenire
in un caso diverso. Diciamo, questo fatto della responsabilità è un fatto che non sempre viene sottolineato, diciamo, dalla dottrina, ma è un fatto importante perché a mio avviso è opportuno sottolineare che effettivamente i consumatori nutrono delle aspettative quando vedono che sul marchio è apposto un certo prodotto, e non a caso anche nella normativa che riguarda la tutela dei consumatori, nella nozione di produttore c'è non solo il soggetto che, come dire, che produce il bene o servizio, ma anche il soggetto che vi appone il proprio marchio o il proprio segno distintivo, così assumendosene in qualche modo la responsabilità un po' in tutti i sensi. A maggior ragione questo può essere vero in casi come questo, che poi ci descriverà meglio anche il dottor Calorio, cioè casi nei quali il soggetto non si limita, come potrebbe anche essere nel caso del rasoio Philips e della Nivea, a accompagnare il proprio marchio a prodotto altrui, ma fa qualcosa in più. Per esempio, contribuisce al diciamo a profilo ideativo, a profilo estetico, a profilo progettuale del prodotto, come può essere in questo caso. Quindi a maggior ragione c'è o ci può essere una responsabilità di entrambi i soggetti che fanno veicolare il prodotto contraddistinto da quel marchio. Poi è vero che il co-branding potrebbe anche, essendo un contratto atipico, potrebbe anche sfociare in forme, potrebbe ricomprendere forme diverse, come potrebbe essere il contratto di sponsorship, di cui ci parlerà successivamente il professor Sarti, che è appunto il contratto in cui uno sponsor si presenta al pubblico come partecipe dell'attività di un altro soggetto, in quanto, diciamo, contribuisce alla sua reputazione e all'organizzazione di uno spettacolo piuttosto che un evento sportivo, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso, secondo me, è un pochino meno evidente, che un pochino meno centrato, diciamo così, il fatto che il marchio dello sponsor sia diciamo volto oppure raggiunga una situazione nella quale lo sponsor si assume effettivamente una responsabilità, ecco come in questo caso. Qui vedete l'associazione fra la Maratona delle Dolomiti, che è un evento ciclistico molto noto, e il marchio Enel. Ecco, se dovesse andare male qualcosa nell'iscrizione della Maratona delle Dolomiti, piuttosto che nell'organizzazione, eccetera, eccetera, potrebbe esserci un impatto sul marchio Maratona delle Dolomiti, e il soggetto che la organizza potrebbe essere ritenuto responsabile di questo, come dire, decadimento, piuttosto che maggiore accreditamento del marchio, ma e questo avrebbe un impatto anche sul marchio Enel, ma non sono convinta che ce l'abbia anche in termini di responsabilità allo stato puro. Sottolineo poi che la dottrina ha sollevato ulteriori temi collegati al co-branding, che sono essenzialmente costituiti dal tema della legittimazione del licenziatario, cioè del soggetto che accoppia il marchio diverso dal prodotto finito, come potrebbe essere qui Dolce Gabbana, come potrebbe essere qui il marchio Nivea, e che sarebbe qualificato come licenziatario, ovvero in caso di, come dire, di contraffazione
da parte di terzi del marchio principale su prodotti e servizi simili, che cosa potrebbe fare il titolare del marchio licenziato, cioè in questo caso sarebbe Dolce Gabbana. Ma in questo caso diciamo, si potrebbero tenere applicabili le disposizioni dettate, anche modificate recentemente in relazione al contratto di licenza, in particolare l'articolo 122 bis del codice della proprietà industriale, che prevede che il licenziatario possa avviare un'azione di contraffazione solo con il consenso del titolare del marchio, e che comunque il titolare di una licenza possa avviare un'azione previa messa in mora. Quindi potrebbe essere applicabile anche questa disposizione. Poi il tema del co-branding pone altre problematiche. Qualcuno in dottrina ha sollevato il tema antitrust, per esempio portando l'esempio secondo cui il titolare di un farmaco coperto da brevetto fa un accordo con il soggetto che veicola il prodotto generico successivamente alla venuta scadenza del brevetto, e così per continuare ad utilizzare il suo marchio unitamente al marchio del farmaco generico, e cercando così di mantenere anche off patent il monopolio su quel tipo di prodotto anche dopo la venuta scadenza del brevetto. Quindi qualcuno ha sollevato anche un tema antitrust di questa natura. Finisco col dire che l'accoppiamento dei marchi su un certo prodotto può comprendere anche situazioni nelle quali il titolare del componente potrebbe apporre il marchio sul prodotto anche senza chiedere ottenere da parte del titolare del prodotto finito una specifica autorizzazione. E infatti nel nostro ordinamento è previsto che il titolare non possa vietare l'uso del marchio di impresa per identificare o fare riferimento a prodotti e servizi del titolare, se è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare se si tratta, come in questo caso, nel caso che vedete nella slide, di accessori o pezzi di ricambio. Quindi qui si tratta di freni della Brembo apposti sulla moto Ducati, che comunque potrebbero anche avere una loro autonomia, e in questo caso il titolare del prodotto finito potrebbe non poter impedire al soggetto che inserisce il componente di indicare il suo marchio nel componente stesso. Ecco, io dopo aver fatto questa, se volete, molto sintetica panoramica delle problematiche che possono emergere nel caso di co-branding, lascerei la parola al dottor Calorio di Pininfarina, che è proprio soggetto più, come dicevo prima, più sul campo, in relazione a questi aspetti. Dottor Calorio, le lascio la parola. Grazie mille, avvocato. Mi sentite bene? Sì, sì. Perfetto. Allora, vado in proiezione. Confermatemi solo che si veda. Allora, condividi. Condividi. Sì. Perfetto. Sì. Ok, e se faccio così è a tutto schermo, giusto? Esatto, sì.
Perfetto, allora buongiorno a tutti innanzitutto, la ringrazio Avvocato per avermi passato il testimone, ringrazio anche il Dottor De Iusi per l'invito. Allora, quest'oggi parleremo del co-branding per Pininfarina. Ho messo insieme una presentazione abbastanza, diciamo, lunga dal punto di vista della numerica delle slide, ma molte delle quali sono di natura squisitamente visiva. La presentazione è come base in inglese, chiedo scusa per questo, ma di fatto i nostri materiali sono in lingua inglese, evidentemente il commento avverrà in italiano. Allora, partiamo da chi sono io, quindi Fabio Calorio, sono responsabile delle vendite, dei servizi di Industrial Design e User Experience e della Global Brand Extension. Questo per l'Avvocato Maggi, diciamo in qualche maniera, risponde già ad un paio di temi, ovvero per Pininfarina il concetto di co-branding, questa presentazione è dedicata al co-branding a livello di marchio, è però un concetto di co-branding che vede strettamente correlate la variabile dei servizi, quindi prima Pininfarina eroga un servizio di design, di seguito entra all'interno di quello che è un contratto a tutti gli effetti di licenza di marchio. Quindi per Pininfarina il co-branding non è la giusta posizione di un brand, ma in realtà prima l'erogazione di un servizio che viene regolato tramite un contratto di disegno e dopodiché un contratto di licenza che regola l'utilizzo del marchio. Di fatto Pininfarina è il licensor o il licenziante del marchio e i nostri partner di business sono i licensee o i licenziatari. Per diciamo toccare uno dei punti che Avvocato ha menzionato prima, per capirci, la responsabilità di prodotto, la cosiddetta product liability, per quanto riguarda Pininfarina, è sempre in capo al nostro business partner, che di solito è l'azienda che porta il prodotto a mercato e lo produce. Mentre per Pininfarina, diciamo, la liability è garantire l'utilizzabilità del marchio attraverso le varie categorie e attraverso le varie geografie. Dopodiché, se sarà necessario entrare più nel dettaglio, lo farò. L'altra, diciamo, comunicazione di servizio iniziale è che in realtà, proprio in virtù dell'importanza anche di questo seminario, in realtà non vi abbandonerò subito dopo, sarò con voi fino alle 11. Se ci sono delle domande, felice di rispondere subito dopo, altrimenti potenzialmente ci può essere spazio al termine dell'intervento anche degli altri relatori. Allora, co-branding. Co-branding per Pininfarina è un tool di business, quindi non è puramente un tool di marketing, ed è un tool di business finalizzato all'aumentare quella che è la brand awareness, la conoscenza del marchio. È un tool di business nell'ottica di arricchire anche quelli che sono i valori di marca. In questo caso, parlando di co-branding, evidentemente i valori di una marca vanno a unirsi a quelle dell'altra marca. È una chiave per raggiungere nuovi consumatori, non raggiunti ad esempio dal nostro partner, oppure aprire nuovi mercati, utilizzare ad esempio l'equity, l'awareness di Pininfarina per poter entrare in nuovi mercati nei quali potenzialmente il nostro business partner non è presente. Ultimo ma non ultimo, si assiste sempre di più al fatto che stiano emergendo dei nuovi need da parte dei consumatori, degli user, ovvero la ricerca sempre di più di valori nuovi, che molto spesso possono essere raggiunti dall'unione dei valori delle marche di due differenti aziende rispetto ai valori portati da una sola azienda. Quindi per questo, per Pininfarina, a tutti gli effetti è un business tool e non è puramente un marketing tool. Un altro elemento importante è l'importanza di identificare il brand, l'azienda corretta con la quale associarsi, anche perché di fatto una volta andati a mercato, se il prodotto è disegnato da Pininfarina e brandizzato come tale, per il consumatore finale non ci sarà più una netta differenza di chi è il produttore o il brand di riferimento e chi è il co-brander. Di conseguenza è fondamentale da un lato una corretta qualificazione, identificazione del brand a cui associarci e dall'altro lato sempre di più è importante, questo più a livello di storytelling, di storia da raccontare, che la collaborazione, che il co-branding abbia un significato reale, abbia un contenuto reale e soprattutto sia autentico, proprio perché è uno dei valori principalmente cercati dal consumatore di oggi. Fatta questa debita premessa, parliamo velocemente di Pininfarina. Allora, qui ho un video di un minuto che proverò a proiettare.
All right, spero che lo speakeraggio e la musica fosse udibile a tutti. In qualche maniera in quel video di circa un minuto si racconta il mondo del co-branding di Pininfarina. Una cosa importante da dire, in virtù di quello che dicevo nella mia premessa, potenzialmente ci sono anche dei progetti che Pininfarina come casa di design eroga senza alcuna menzione del proprio brand o del proprio nome, quindi una pura prestazione di servizio. Va detto che ci sono molti, molti, molti casi nei quali in realtà il pacchetto offerto ai nostri clienti comprende sia la parte di design sia la parte di co-branding. Pininfarina, perché parto da qua? Perché per il co-branding evidentemente è fondamentale che ci sia dietro un brand. Pininfarina, azienda che quest'anno compirà 92 anni, è una storia di famiglia, è una piccola multinazionale con uffici presenti, diciamo, dalla parte est alla parte ovest del mondo, quindi da Miami. Torino è il nostro headquarter, in Germania abbiamo due uffici e anche in Cina, a Shanghai, a Shenzhen abbiamo due uffici. Complessivamente più di 500, diciamo, membri della famiglia Pininfarina, con più di 180 designer che rappresentano tutti gli effetti il valore aggiunto dell'azienda. Pininfarina ha contribuito a ridefinire il mondo delle auto. In realtà la cosa particolare è che Pininfarina è stata un cosiddetto co-brander, ante litteram, ovvero i casi più famosi, o tra i casi più famosi, vedono evidentemente Ferrari. Pininfarina ha tutti gli effetti il design di Ferrari, è una collaborazione che dura da più di 60 anni, e già all'epoca, di fatto, le autovetture Ferrari uscivano con il marchio Pininfarina, ma all'epoca non si chiamava co-branding, si chiamava semplicemente Ferrari disegnata da Pininfarina. Un altro caso molto molto rilevante, per rimanere sempre in Italia, è il caso anche di Maserati. Pininfarina ha contribuito a ridefinire completamente l'identità di Maserati, non solamente attraverso le linee del proprio design, ma anche attraverso il fatto che i prodotti sono stati per molti 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 anni sempre co-brandizzati, il marchio Maserati associato al marchio di Pininfarina. Nel corso del tempo, in realtà, Pininfarina ha esteso questo suo approccio al mercato composto da design e co-branding a livello di marchio attraverso numerose altre categorie. L'automotive ovviamente è il punto di partenza, ma poi l'estensione ha previsto i trasporti. Qui vediamo la nautica, ma anche l'aviazione, i railways, ultimamente anche il mondo della micromobilità elettrica, per poi come dire, espandere verso il mondo dell'architettura degli interni, per il quale Pininfarina è stabilmente uno dei primi 5 studi di architettura italiani, e poi tutto il mondo, diciamo, più del product design, dal furniture, quindi dal mobilio, al mondo dei consumer electronic, al mondo dei prodotti più lifestyle, infine al mondo delle cosiddette appliances. Tutto questo sempre avendo al centro la user experience, l'utilizzatore, avendo la capacità di unire quello che è la parte di design di natura più squisitamente fisica alla parte digitale. Diciamo quindi qualcosa in più per quanto riguarda il brand Pininfarina, componente essenziale per poter instaurare quella che possa essere un'iniziativa di co-branding, e anche alcune piccole informazioni su quello che Pininfarina vive come co-branding. Partiamo evidentemente dal brand, un brand che è caratterizzato da alcuni valori chiave, ovvero l'innovazione, il tema dell'eleganza e dell'esclusività, non necessariamente lusso, ma esclusività nell'ottica dell'esperienza, ovvero avere dei prodotti che sembrino pensati per l'utente. Una matrice chiaramente di natura italiana e in qualche maniera una forma di linguaggio e di espressione sofisticatamente sportiva. Questi valori di marca si associano evidentemente a quelli che sono i valori del design, che noi chiamiamo design philosophy, caratterizzato appunto, come abbiamo visto anche nel video precedente, da un tema di eleganza, di purezza, di essenzialità, evidentemente di contenuti innovativi e sempre di più da contenuti di natura sostenibile, non tanto più in questo caso come contenuti a livello di marketing, ma in realtà proprio come progetti pensati per garantire una migliore o maggiore sostenibilità attraverso concetti di circular design, piuttosto che ricerca su materiali, o magari alla capacità di estendere la vita di un prodotto, limitandone quindi in questa maniera gli sprechi. Non solamente però brand nell'ambito del co-branding per Pininfarina, ma anche il fatto che, associandosi al marchio Pininfarina, si corre per vincere dei premi di design. Pininfarina ne ha vinti veramente tantissimi nel corso della sua storia. Qui vedete un piccolo snapshot relativo a premi vinti nell'ambito automotive, architettura, product design, eccetera, eccetera, eccetera. Fare co-branding con Pininfarina significa in realtà avere anche accesso alla piattaforma di comunicazione di Pininfarina.
quindi non puramente una giusta posizione di un marchio, ma in realtà un accesso alla piattaforma di comunicazione di Pininfarina che viene messa a sistema con quella del partner, al fine di raggiungere una cosiddetta media coverage, una copertura media e un valore media internazionale attraverso quelli che sono diverse testate, oltre ad avere i canali di comunicazione di Pininfarina. L'insieme di queste attività ha permesso in un arco di tempo, in realtà specialmente nell'ultimo trentennio direi, di costruire a tutti gli effetti un vero mondo di co-branding. Ci sono alcune piccole eccezioni, ma per la maggior parte Pininfarina ha federato sotto il marchio Pininfarina tutta una serie di eccellenze che porta a mercato e che fanno in qualche maniera parte della famiglia e che permette dinamiche di alimentazione tra diverse categorie, tutte quante appunto sotto in qualche maniera l'egida del marchio Pininfarina. Il co-branding è un vantaggio competitivo, indubbiamente. Io tra l'altro sono veramente appassionato di questo tema, arrivo da esperienze di licenza precedenti anche nel mondo dell'entertainment. Per Pininfarina oggi cosa possiamo dire? Che ci sono più di 60 licensee attivi in giro per il mondo, più di 60. Di fatto è a tutti gli effetti una business unit questa, perché ha ovviamente una complessità contrattuale di controlling e legale ovviamente molto molto importante. La maggioranza dei licensee hanno un profilo internazionale, dalla Cina agli Stati Uniti d'America all'Europa, ovviamente anche una parte italiana, ma la maggioranza dei nostri licensee sono internazionali. Ultimo ma non ultimo, la presentazione che ho preparato per voi quest'oggi è una presentazione di natura più B2C. Vi farò vedere alcuni progetti un pochettino più, come dire, da batticuore a livello di B2C. Ma in realtà c'è una crescente importanza del co-branding anche nel mondo dei B2B, ovvero clienti che non vendono direttamente a consumatori finali, ma ad altre aziende che in qualche maniera vivono nel co-branding una possibilità di raccontare l'importanza del design, della ricerca e dell'innovazione verso i loro clienti, a loro volta business. Di conseguenza, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che i vantaggi di quello che è il vantaggio competitivo del co-branding per i nostri partner sono relativi alla possibilità di dichiarare l'importanza dell'investimento nel design. È un una forte affermazione verso il valore di questo nostro partner dal punto di vista del proprio business e dei prodotti, che ovviamente vengono trasferiti come valore ai loro clienti. Ovviamente co-branding con Pininfarina significa fare un co-branding con un marchio notorio a livello internazionale e mondiale, e questo collega in qualche maniera ai concetti espressi inizialmente. Non ultimo, collaborare, avere accesso alla piattaforma di comunicazione di Pininfarina per raggiungere quella famosa media coverage e media value nominati in partenza. Segnalo il fatto anche che attraverso il co-branding con un marchio come Pininfarina, evidentemente i nostri partner possono avere più forza nel sostenere un certo posizionamento di prezzo e ultimo, ma non ultimo, la possibilità di raggiungere clienti che guardano appunto a certe tipologie di esperienze più premium o più sofisticate. Che cosa includiamo all'interno dei nostri contratti di cosiddetto co-branding, senza voler entrare in temi, diciamo, legali che sono materia dell'avvocato, però quando entriamo in un co-branding agreement, di fatto noi regoliamo una serie di cose, ovvero la presenza del marchio Pininfarina sui prodotti, non per forza sempre, potenzialmente per noi co-branding può anche solo significare non presenza del marchio Pininfarina sul prodotto, ma ad esempio su tutti quelli che sono i materiali di marketing e comunicazione. Rientra, per quanto riguarda Pininfarina, nella fattispecie del cosiddetto co-branding. Evidentemente all'interno di un accordo di co-branding, Pininfarina mette a disposizione il proprio materiale iconico, le proprie foto, addirittura l'headquarter. Molto spesso includiamo in questi accordi anche la possibilità di fare un lancio di prodotto direttamente dalla sede di Pininfarina. Fare co-branding con Pininfarina significa accedere alla piattaforma di Pininfarina, significa che i rappresentanti di Pininfarina, il designer, il manager, partecipano attivamente a interviste con con giornalisti o con media in generale, e infine, evidentemente, come dicevo prima, la possibilità di utilizzare il nostro headquarter anche per presentazioni o lanci di prodotto. Quindi questa slide per rappresentare un mondo di co-branding che va molto al di là della giusta posizione del marchio, ma abbraccia tutta una serie di attività che possono essere fatte insieme. Vi faccio vedere alcuni esempi veloci e chiuderò questo mio intervento con due casi un pochettino più approfonditi.
Il co-branding che parte da quelle che sono le categorie in qualche maniera più visibili, più dreamy, il mondo di Bovè nell'ambito dell'orologeria, questi casi, tutti i casi che vedete qua, nascono sempre da questa, diciamo, combinazione di design e progettazione Pininfarina in primo luogo e dopodiché co-branding. Quindi in questo caso tutto quello che vedete rappresentato è disegnato e progettato da Pininfarina e poi co-brandizzato. Il mondo dell'orologeria di lusso, il mondo della, in questo caso, della gioielleria insieme al marchio Baracà, il mondo dell'occhialeria insieme al gruppo Derigo, in questo caso l'iniziativa era con il brand Lozza, oppure il mondo della pelletteria, in questo caso con il gruppo The Bridge, attualmente di proprietà di Piquadro. Il mondo dello stationery, in questo caso ci ho tenuto a mettere questa, come dire, questo prodotto perché fa parte di una piccola follia, ovvero questo strumento di scrittura che scrive senza inchiostro, quindi figlio di ricerca dal punto di vista tecnologica, è stato in realtà testato nella stazione orbitante spaziale. Quindi il nostro astronauta Nespoli l'ha portato nella stazione orbitante spaziale e l'ha testato nello spazio, visto che non rilasciando microparti è uno strumento che può essere utilizzato in sicurezza per gli astronauti. Il mondo, ad esempio, degli electronics, in questo caso vedete un caso di headphones nelle varie versioni over ear, in ear, fatto con il marchio tedesco Magnat. Oppure più nel mondo dell'apparel, in questo caso è con il gruppo Lamartina. Muovendoci dal mondo più puramente lifestyle, un mondo un pochettino più tecnico, il caso degli scarponi da sci, fatti disegnati per Lange e poi co-brandizzati, o il mondo, diciamo, dei mezzi di trasporto, in questo caso non automotive, il caso che vedremo più tardi, legato alla collaborazione, ad esempio, con De Rosa. O il mondo degli attrezzi per il fitness, come nel caso di Panatta. In questo caso unisco due tipologie di iniziative. In particolar modo, come vedete qua sullo schermo, l'aver disegnato anche una stazione di ricarica per autoveicoli elettrici con il gruppo, con il brand Green Motion svizzero, è un richiamo evidentemente a quella che è la creatura recente, diciamo, di automobili Pininfarina, per il quale Pininfarina ha fatto il disegno e poi ha dato in licenza il marchio. Non solamente di prodotti super sexy o dreamy, vive il co-branding, come dicevo prima, il B2B sta crescendo. Esiste il mondo, diciamo, delle cucine, esiste il mondo del furniture, del mobilio, in questo caso con il gruppo Reflex, ma anche mondi tipo quelli degli elettronici con Sharp, in cui Pininfarina ha disegnato audio e TV products. Arriviamo verso la fine di questa carrellata andando ad abbracciare dei mondi apparentemente lontani. Pininfarina è uno dei leader mondiali nell'ambito del design delle vending machine. In questo caso vedete due esempi, il caso di Costa Coffee e il caso di Coca-Cola. In particolar modo il prodotto freestyle di Coca-Cola è una delle rarissime eccezioni di un gigante come Coca-Cola che ha scelto di andare a mercato in co-branding, ovvero unendo il marchio Coca-Cola con il marchio Pininfarina. Ma in realtà il co-branding, parlando di B2B, può arrivare ad abbracciare anche prodotti fortemente industriali, come il caso di Pama. Per questa postazione, di fatto, è stata disegnata da Pininfarina e poi portata a mercato insieme per fare leva su quei valori che vedevamo prima, in particolar modo la continua ricerca e sviluppo da parte di Pama, che sceglie Pininfarina come leader nell'ambito del design per portare nuove tipologie di soluzioni a livello ergonomico, a livello di esperienza, a livello evidentemente di design. Allora, siamo verso la fine di questa presentazione. Come sempre, come dire, parlo parecchio, quindi vi lascerò poi respirare un attimo per raccontarvi un pochettino meglio due casi, il caso di Bovè e il caso di De Rosa. Il caso di Bovè che porta al disegno di questi straordinari orologi, che sono orologi in alcuni dei casi tourbillon, che vengono portati a mercato anche a più di 200.000 euro l'uno, e sono dei prodotti nei quali Pininfarina disegna ogni singolo dettaglio. Evidentemente l'ingegneria e poi la produzione viene fatta dal gruppo Bovè. Nell'arco degli anni sono stati disegnati più prodotti, proprio recentemente è stato presentato l'ultimo tourbillon, e quindi si tratta di una storia che continua nel tempo, sia dal punto di vista della progettazione che dal punto di vista del co-branding. È proprio in questo, quando parlavo di autenticità della storia, che in qualche maniera conferma la forza e la bontà dell'iniziativa insieme. Qua vedete
quello che per Pininfarina significa co-branding, quindi in questo caso direttamente il nostro presidente presente ai momenti di lancio. Qui, per esempio, sulla destra vedete la nostra sala, è una sorta di teatro di posa presente in Pininfarina, nel quale è stato a tutti gli effetti in cui è avvenuto il lancio. In questo caso siamo, per esempio, a Ginevra, quando ancora il Salone di Ginevra era aperto al pubblico. In realtà per noi co-branding significa portare i prodotti disegnati per e con Beauvais anche all'interno degli spazi di Pininfarina, come ad esempio il nostro stand presso il Geneva Motor Show. E dopodiché c'è tutta la parte relativa più propriamente alla comunicazione, ovvero dei video fatti in maniera congiunta, la realizzazione di pagine pubblicitarie fatte in maniera congiunta in co-branding. Ma non solo, come dicevo prima, anche Pininfarina, che scrive e rilascia la propria platea di giornalisti press releases, oppure che crea all'interno del proprio sito delle storie dedicate al progetto. Ultimo ma non ultimo, la presenza su quelli che sono i nostri social, ovvero sempre in coordinamento evidentemente con il nostro partner, in questo caso Beauvais, attraverso le nostre piattaforme LinkedIn, Instagram e Facebook. Per quanto riguarda invece il mondo di De Rosa, e questo è diciamo l'ultimo caso, è una storia che assomiglia a quella di Beauvais, ovvero una storia che inizia diversi anni fa e che continua nel tempo, rinforzando in questo caso quella che è l'associazione della storia e la reason why dietro la collaborazione tra le due aziende. In questo caso, per esempio, De Rosa ha utilizzato due asset di Pininfarina, che sono il nostro museo, ma sono anche la Galleria del Vento, che vedremo fra poco. Il prodotto che abbiamo disegnato per De Rosa e co-brandizzato è stato utilizzato da, in questo caso, Elia Viviani all'interno del Giro d'Italia, e da quello che era un progetto iniziale è diventata poi una vera e propria famiglia di biciclette, abbracciando sia il mondo, diciamo, del racing che anche il mondo urbano. Ecco qua la visualizzazione mondo sport e il mondo urbano. Non solo Pininfarina, in questo caso come diciamo design house, ha anche ridefinito il logo di De Rosa, proprio in questo rinforzando diciamo la collaborazione tra le parti, mentre qua potete vedere un esempio di shooting quando è avvenuto la presentazione dell'ultima bicicletta racing De Rosa Design by Pininfarina. Citavo prima la Galleria del Vento, in questo caso la Galleria del Vento è stata utile da due punti di vista, sia per fare dei test aerodinamici e sia per utilizzarla come set per raccontare la storia della collaborazione tra le due aziende. Come vedevamo prima per Beauvais, anche in questo caso molta comunicazione congiunta per raggiungere, come dire, riviste e magazine che sono anche lontani dal mondo di De Rosa, ma che Pininfarina può raggiungere essendo icona di stile e di design. Il rilascio di press release congiunte, la presenza all'interno del nostro sito attraverso storie dedicate, la presenza sui social, come abbiamo visto prima, e nel caso di De Rosa anche la presenza, la vendita di Pininfarina all'interno del proprio online store dei prodotti disegnati per De Rosa. Quindi in questo caso rappresentando il completo pacchetto di co-branding. Diciamo che questa è l'ultima slide prevista e vi ringrazio per quella che è la vostra attenzione. Resto a disposizione per rispondere ad eventuali domande adesso, oppure come dicevo prima, volendo possiamo passare agli altri relatori e rispondere poi in seguito. La ringrazio, dottor Calore, è stata veramente interessante questa, diciamo, questa presentazione di questa carrellata di progetti di co-branding sofisticatamente sportivi, come diceva lei. Non vedo comparire per ora domande, a parte messaggi di apprezzamento ai quali mi associo, a questo punto le direi, se ci dovessero essere delle domande, magari gliele veicolerò o ci potremo sentire in seguito. Intanto io la ringrazio molto. Io ringrazio voi per l'invito, spero, diciamo, molti contenuti in poco tempo, ma spero che, come dire, i messaggi chiavi siano stati, come dire, propriamente espressi. Rimango con voi, come dicevo prima, toglierò il video, rimarrò con voi fino alle 11, qualora succedesse qualcosa per il quale il mio contributo può essere utile, sono a vostra disposizione. La ringrazio ancora, dottor Calorio. Grazie a voi. Appunto, vedo che si sono, tra l'altro, nel frattempo, durante la presentazione del dottor Calorio, aggiunti
altri partecipanti, alcuni sono nomi noti o nomi di colleghi, diciamo che fra l'altro ci seguono sempre, che ringrazio, e lascio la parola a questo punto a Davide Sarti, al professor Sarti, il quale tratterà un aspetto particolare dei contratti di co-branding, che è il contratto di sponsorship, e in particolare l'utilizzazione del marchio degli sponsor. Davide, ti lascio la parola. Grazie, grazie a tutti. Anzitutto mi scuso, ho una serie di riunioni concomitanti e non ho potuto ascoltare per intero né l'intervento dell'avvocato Maggi né l'intervento del dottor Calorio. Spero di non ripetere cose che avete già sentito e soprattutto di non dire cose che contraddicono magari quello che avete già sentito. Il mio intervento si concentra in particolare sugli aspetti della sponsorizzazione che coinvolgono il diritto dei marchi, per chiedere e si interroga sulla sulle situazioni in cui il co-branding determina interferenze con diritti di marchio e per conseguenza determina la necessità di accordi fra i titolari del diritto di marchio relativi all'utilizzazione congiunta di questi segni distintivi. Quindi prima ancora che gli aspetti puramente contrattuali, guarderò agli aspetti relativi al contenuto del diritto di marchio per identificare attraverso essi il contenuto delle pattuizioni necessarie nell'ambito di iniziative di co-branding. Condividere lo schermo, spero che si veda. Credo che un primo principio di fondo che dobbiamo tenere presente riguardante il diritto di marchio, di cui a volte ci si dimentica, è che il titolare del diritto di marchio ha il potere di controllare tutte le caratteristiche del prodotto marcato. Cioè, quando vediamo un marchio su un determinato prodotto, dobbiamo confidare sul fatto che quel prodotto è stato, se non materialmente realizzato, comunque approvato in tutte le sue caratteristiche dal titolare del diritto di marchio. Questo concetto va inteso in senso onnicomprensivo. Non solo le caratteristiche intrinseche del prodotto, ma anche le caratteristiche del confezionamento. Costituisce una violazione del diritto di marchio in linea di principio, salvo alcune particolarità che riguardano il commercio all'interno del mercato unico europeo, ma in linea di principio il titolare del diritto costituisce contraffazione del diritto di marchio anche a riconfezionare il prodotto marcato. A maggior ragione rientra nel contenuto del diritto di marchio l'apposizione di un marchio ulteriore che accompagna quello di cui si è titolari. L'apposizione di una pluralità di marchi su un prodotto influenza l'apparenza esterna del prodotto. Non si può affiancare il proprio marchio ad un marchio altrui se non con il consenso del titolare dei diritti di marchio. Naturalmente qui stiamo parlando di co-branding e quindi per definizione di ipotesi una situazione in cui compaiono più marchi, il principio quindi va in questo caso declinato nel senso della necessità che ciascun titolare del diritto di marchio presti il proprio consenso al co-branding e lo presti anche definendo le modalità di apposizione dei marchi altrui. Se non c'è in linea di principio, e salvo una precisazione che faremo verso la fine di questa relazione, in linea di principio il co-branding è legittimo se ed in quanto tutti i titolari dei diritti di marchio lo abbiano consentito e lo abbiano consentito non soltanto consentendo genericamente l'apposizione di marchi altrui, ma anche concorrendo a definire le modalità attraverso cui i marchi altrui possono essere apposti sul prodotto. Un secondo principio
non lo troverete probabilmente scritto nelle trattazioni, ma è così, emerge chiarissimamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, riguarda l'identificazione del prodotto per cui un marchio può essere considerato come utilizzato. Qual è il prodotto per cui stiamo utilizzando un determinato marchio? La risposta corretta alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia è che il marchio è usato per il prodotto rispetto al quale assorbe una funzione promozionale di vendita. Non dobbiamo ritenere usato il prodotto, vedremo subito degli esempi significativi, il marchio non è usato per il prodotto che pubblicizza. Il marchio è usato per... è da considerare usato per qualsiasi tipologia di prodotto rispetto al quale assolve una funzione promozionale delle vendite. Anche perché, e vedremo subito una situazione abbastanza significativa, in molte situazioni non è affatto chiaro quale sia il marchio che identifica il produttore del bene contraddistinto. Il consumatore può anche non saperlo, spesso non lo sa. Ma questo non significa che se il consumatore non sa che un determinato marchio contraddistingue la provenienza di un determinato prodotto da un determinato imprenditore, quel marchio non è utilizzato per quel prodotto. L'ho detto in modo molto difficile, mi rendo conto, ma proviamo a vedere un esempio secondo me significativo. Questo è l'unico esempio che io porterò, noi giuristi siamo persone notoriamente noiose, non rifuggiamo dagli effetti speciali. Questa è l'unica immagine delle slide che troverete, che è evidentemente di Sofia Goggia, ma non è tanto in questo momento la persona dell'atleta che mi interessa, è il capo di abbigliamento che indossa. Credo che questo esempio sia significativo e, se vogliamo, estremamente interessante per quanto possa interessare il mondo del diritto, per due ragioni. Una prima ragione, vediamo in questo capo molti marchi, in generale molti segni, anche segni che non sono originalmente veri e propri marchi, pensiamo a Fiamme Gialle, vediamo in particolare Robe di Cappa, vediamo Falconeri, vediamo il simbolo della Fisi, vediamo il marchio Audi. E qui, secondo me, è utile notare due cose. Prima cosa, il posizionamento dei marchi avviene secondo tecniche che non sono uniformi per tutti i marchi che qui vediamo. Alcuni marchi sono incorporati fisicamente nel prodotto e ragionevolmente li troviamo nel prodotto, li troviamo apposti sul prodotto nel momento in cui il prodotto stesso viene venduto. E questo discorso vale ragionevolmente per i primi quattro marchi che troviamo in alto. Diciamo i primi quattro simboli, Robe di Cappa, Audi, Falconeri e il simbolo della Fisi. Quando voi andate a comprare una capo d'abbigliamento i capi di abbigliamenti che indossano gli atleti della nazionale italiana, che sono anche in libera vendita, cioè che sono anche comunemente venduti, voi questi quattro marchi li trovate. Andate a comprare la giacca vento della Fisi e la trovate venduta con il marchio Robe di Cappa, con il marchio Falconeri, con il marchio Audi e con il simbolo della Fisi. Non trovate invece quelli che a Ferrara chiamiamo i patacchi, non ci trovate attaccato Fiamme Gialle, non ci trovate Parmacotto, forse non ci trovate alcune ulteriori patacchi che vediamo in minore evidenza nella foto. E questo è un primo dato significativo. Diverse possibili tecniche di apposizione del marchio. Secondo dato significativo, non frequentissimo, qui vediamo due marchi, contemporaneamente due marchi di due produttori di abbigliamento. Robe di Cappa e Falconeri. Io non so quale rapporto ci sia fra Robe di Cappa e Falconeri, per quanto ne so potrebbero essere anche due distinti marchi del medesimo imprenditore. Non lo so io, non lo sa il consumatore. Ma questo giuridicamente non ha alcun rilievo. Nessuna persona ragionevole a questo proposito credo che negherebbe che in questa situazione i marchi Robe di Cappa e Falconeri sono utilizzati per capi di abbigliamento. Chi ha prodotto il capo di abbigliamento?
Robe di K, Falconeri, tutte e due, è lo stesso, non è lo stesso? Il consumatore non ne ha la minima idea, non è tenuto a saperlo, non lo deve sapere. Giuridicamente però sicuramente entrambi i marchi sono utilizzati in funzione distintiva del capo di abbigliamento, anche se il consumatore non ha la minima idea se questo capo sia prodotto dall'uno o dall'altro da una collaborazione. Questo è importante ed è significativo perché porta a prendere le distanze da un'affermazione che voi trovate scritta costantemente nelle trattazioni, ma che è sbagliata. Ma è sbagliata non perché lo dico io, perché se noi andiamo a leggere con attenzione la giurisprudenza della Corte di Giustizia ci rendiamo conto che il ragionamento dei giudici europei è profondamente diverso. Facciamo un passo indietro e consideriamo il marchio Audi. E il marchio Audi, tutti sanno, è un marchio di un'automobile. E allora nelle trattazioni generali dei diritti di marchio cosa troviamo scritto? Che questo è un marchio di automobili utilizzato sul capo di abbigliamento in funzione pubblicitaria delle automobili e quindi pur sempre un marchio di automobili, non un marchio di abbigliamento sportivo. Questo non è vero. Audi, nel momento in cui è utilizzato in queste modalità sul capo di abbigliamento, diventa anche, assolve anche una funzione distintiva del capo di abbigliamento, perché rispetto a questo capo di abbigliamento assolve una funzione promozionale delle vendite, tant'è vero che lo troviamo anche nei capi di abbigliamento venduti al pubblico generalizzato. E d'altro canto, se ci sarebbe tutta una serie di considerazioni anche di carattere logico generale che portano in realtà a rendersi conto questa idea per cui il marchio Audi sul capo di abbigliamento non distingue il capo di abbigliamento ma continua a distinguere questa automobile non tiene logicamente. Ma il fatto che questa affermazione non tenga logicamente è evidenziato in modo particolare in questa situazione dal fatto che non possiamo dire non distingue il capo di abbigliamento perché il produttore, perché il pubblico sa benissimo che Audi non distingue chi ha fabbricato il capo di abbigliamento. Ah sì, il pubblico non lo sa? Ma il pubblico non ha la minima idea di chi l'ha prodotto il capo di abbigliamento. Non sa se è Robe di K, insisto. Non sa se è Falconeri, non sa se deriva da una collaborazione dell'uno o dell'altro. E se ragionassimo nell'ottica il marchio è usato per il prodotto a cui il pubblico ricollega la provenienza del prodotto, in questo caso dovremmo arrivare al risultato paradossale per cui nessun marchio identifica la provenienza del prodotto. Perché? Il pubblico non sa da chi questo prodotto proviene. Evidentemente non possiamo ragionare in questi termini. In realtà dobbiamo ragionare in termini diversi. Tutti i marchi apposti su questo prodotto assolvono una funzione di promozione delle vendite di questo prodotto e tutti i marchi devono intendersi utilizzati per capi di abbigliamento. Riassumendo quindi, in questa situazione di co-branding, nessun dubbio che i marchi Robe di K e Falconeri sono entrambi marchi per prodotti di abbigliamento, che sono utilizzati entrambi per abbigliamento. Non interessa che il consumatore non sappia se la produzione viene da Robe di K, da Falconeri o da una collaborazione commerciale di entrambi. Il consumatore non lo sa, probabilmente nemmeno gli interessa. Il dato di fondo che porta a ricondurre l'utilizzazione di questi marchi al prodotto di abbigliamento è il dato promozionale. I marchi promuovono la vendita di prodotti di abbigliamento. E il co-branding, questa promozione congiunta dei prodotti di abbigliamento, è legittimo se ed in quanto consentito dai titolari di entrambi i marchi. Ma questo discorso è estensibile de plano al marchio Audi. Il marchio Audi, abbiamo visto prima, è apposto sul prodotto finito. Ci tengo a evidenziare questo aspetto. Il marchio assolve la sua funzione nel momento in cui è apposto sul prodotto finito, sul prodotto così come viene presentato al pubblico. Promuove la vendita del prodotto così come viene presentato al pubblico. Ed è a sua volta lecito se ed in quanto consentito dai titolari degli altri marchi. Non può l'Audi dire, ma adesso mi faccio pubblicità, metto il mio marchio sul capo di abbigliamento della nazionale così il mio marchio viene promosso. No.
Robe di K, Falconeri, ciascuno autonomamente, ciascuno separatamente ha il diritto di controllare le caratteristiche del prodotto, ivi compresi i marchi su cui il prodotto sono apposti. E per conseguenza la posizione del marchio Audi è subordinata al consenso dei titolari dei marchi sui capi di abbigliamento. Dal punto di vista giuridico questo comporta un corollario significativo per l'eventualità che Audi registri il proprio marchio anche per abbigliamento. Credo che lo faccia, se non lo fa sono dei sempliciotti, ma non credo che l'Audi lo siano. Credo che l'Audi abbia registrato il proprio marchio anche per capi di abbigliamento e credo che lo abbia fatto correttamente. Il marchio Audi è correttamente utilizzato anche per capi di abbigliamento in questo contesto. Non è vero che è solo un marchio di automobili. È a tutti gli effetti anche un marchio utilizzato per capi di abbigliamento. Ma i vecchi tromboni vi vengono a dire, ma nessuno crede che la giacca a vento sia stata fabbricata dall'Audi. A parte il fatto che non so fino a che punto sia vero. Perché fra l'altro non è escludere che l'Audi concorra alla definizione di almeno alcune caratteristiche di design del prodotto. Ma in ogni caso la funzione del marchio non è dire al consumatore chi produce, è dire che quel prodotto è stato realizzato sotto la responsabilità di tutti i titolari dei marchi che sul prodotto sono apposti. E quando i marchi sono più di uno, il consumatore deve confidare che quel prodotto è stato approvato in tutte le sue caratteristiche di prodotto finito da tutti i titolari dei marchi. Questo perché è significativo? Perché determina le conseguenze nell'eventualità che l'accordo di co-branding finisca. Fisiologica. Immagino che questi accordi abbiano una durata limitata nel tempo. Allora dopo che cosa succede? Dopo che succede che Audi ha validamente registrato il proprio marchio per capo di abbigliamento, potrà legittimamente utilizzare questo marchio in nuovi accordi di co-branding anche con nuovi titolari. Lo vorrà utilizzare per capi di abbigliamento tecnici in co-branding con marchio Fila? Potrà tranquillamente farlo. L'importante è naturalmente che Audi non utilizzi il proprio marchio, non continui a utilizzare il proprio marchio in co-branding con i segni per i quali il rapporto di collaborazione commerciale è terminato. In questa prospettiva, e scendendo sul piano operativo, se ci riportiamo alla terminologia del mondo degli affari e non parliamo più di marchio Audi, parliamo dello sponsor Audi, a quale conclusione dobbiamo giungere? Beh, che gli sponsor devono stare molto attenti, procedere alla registrazione dei propri segni distintivi anche per le classi merceologiche dei prodotti che vanno a sponsorizzare e che in queste situazioni lo sponsor può confidare di poter assolvere il suo onere di utilizzazione del marchio. Immagino sappiate, se non lo sapete ve lo dico rapidamente, che per poter mantenere un diritto di marchio occorre utilizzare quel marchio e utilizzarlo per ciascun prodotto per cui il marchio è stato registrato. Audi lo fa? Assolve il suo onere di utilizzazione? Senz'altro sì, lo fa nel momento in cui condivide con gli altri titolari del diritto di marchio la volontà di apporre il proprio marchio sui capi di abbigliamento. Qualche parola sul simbolo Fisi. Se vi ricordate, le modalità di utilizzazione del simbolo Fisi, perlomeno per quanto qui vedo, non sono molto diverse rispetto a quelle del marchio Audi. Ancora una volta abbiamo un simbolo ragionalmente associato dai consumatori non alla produzione di capi di abbigliamento. Qui la particolarità rispetto all'altro sponsor è che il simbolo Fisi non è originariamente propriamente un marchio, è uno dei nomi dei nomi famosi utilizzati in ambito extra mercantile, scusate. Ebbene, però
Questo segno, che originariamente non nasce in funzione di marchio, nasce come simbolo di una federazione sportiva nel momento in cui viene apposto su un prodotto, nel momento in cui il prodotto viene venduto con l'apposizione di questo simbolo ai consumatori, questo simbolo diventa a tutti gli effetti anche un marchio, non è più soltanto il simbolo della federazione, è un marchio di un capo di abbigliamento, può essere validamente registrato come marchio di un capo di abbigliamento, può essere efficacemente utilizzato, evitando così la perdita del diritto per decadenza su capi di abbigliamento delle modalità che abbiamo appena visto. La particolarità qui consiste nel fatto che dobbiamo chiedere chi può registrare questo segno. Beh, qui possiamo immaginare due situazioni. Falconeri o Robe di Cap che registra come marchio per capi di abbigliamento il simbolo Fisi con il consenso della Fisi. Questo è ben possibile, espressamente contemplato dalle norme sulla legittimazione e la registrazione dei marchi. Se questa però è la politica della Fisi, è da polli. Mi auguro che la Fisi non abbia consentito la registrazione del proprio segno, del proprio simbolo come marchio da parte di Falconeri, o se l'ha fatto che si sia opportunamente cautelata, perché il rischio qual è? Il rischio è chiedersi cosa succede quando il rapporto di sponsorizzazione finisce. Se il marchio è stato registrato da Falconeri, il rischio è che la Fisi non riesca più a concludere analoghi rapporti di sponsorizzazione con nuovi produttori di capi di abbigliamento. Una corretta tecnica di merchandising attraverso il co-branding presuppone quindi che sia il titolare del simbolo famoso a procedere alla registrazione del proprio segno per i prodotti che va a sponsorizzare. E non si deve preoccupare, ma io mica faccio capi di abbigliamento, ma il pubblico mica crede che i capi di abbigliamento provengono da me, ma allora che cosa succede? Io mica sono in grado di assolvere l'onere di utilizzazione. Palle, scusate il francesismo. Nell'attuale contesto del diritto dei marchi, un simbolo di questo tipo è validamente utilizzato in funzione distintiva, in funzione di marchio, nell'ambito dei rapporti di co-branding secondo le modalità che abbiamo appena esemplificato. Una considerazione finale va fatta invece per il marchio Parmacotto, cioè aggiunto fiamme gialle a sua volta non è propriamente un marchio, diventa simbolo utilizzato in questo caso chissà se in funzione di marchio. Beh, qui credo che la situazione sia diversa. Qui ci ricordiamo Parmacotto, vogliamo anche fiamme gialle, ma adesso per semplicità concentriamoci su Parmacotto, non è un segno apposto sul prodotto finito venduto dal pubblico. È un segno che viene apposto ragionevolmente successivamente alla vendita del prodotto al pubblico, magari poi mi sbaglio, magari ricordo male, io non credo che la giacca vento degli atleti della nazionale sia venduta al pubblico con il marchio Parmacotto. Ecco qui allora una fondamentale differenza. Qui il marchio non è apposto sul prodotto finito in quanto tale venduto dal pubblico. Qui il momento di utilizzazione è ulteriore e diverso. È un'utilizzazione pubblicitaria. Qui è vero quello che troviamo scritto nei manuali di diritto industriale in via generale, ma qui sì, in questa particolare situazione, quando la posizione del marchio è successiva alla vendita del prodotto e allora non assume una funzione promozionale della vendita di quel prodotto, assume una funzione pubblicitaria della vendita di prosciutti. Questa utilizzazione, che fra l'altro ragionevolmente non è nemmeno un'utilizzazione commerciale, perché è un'utilizzazione da parte dell'atleta, che sulla base di un accordo di sponsorizzazione attacca il marchio dello sponsor alla propria divisa. Ecco che qui siamo al di fuori del campo dell'utilizzazione di marchio per abbigliamento. È un'utilizzazione pubblicitaria del marchio per prosciutti. Per questa ragione, essendo la apposizione del marchio successiva alla vendita del prodotto, ritengo che sia una modalità di uso del segno che fuoriesce dall'ambito del diritto dei titolari dei marchi che abbiamo prima visto, Robe di K, Parmacotto.
Credo che sia una posizione libera per iniziativa dell'atleta, che la Goggia non debba necessariamente perciò avere il consenso, non so se lo chieda, ma dal punto di vista astratto giuridico astratto non deve necessariamente avere il consenso ad apporre segni distintivi come quelli che abbiamo visto successivamente all'acquisto del prodotto. E in questa prospettiva la Parmacoto non può dire che sta utilizzando il segno Parmacoto per prodotti di abbigliamento. Quando quel prodotto è venduto, il marchio Parmacoto non c'è, non promuove la vendita di giacchiavento. L'utilizzazione rimane confinata al settore dei prosciutti. Per questa ragione non vale il discorso che facevamo prima, non è necessario che lo sponsor richieda la registrazione del marchio per i prodotti su cui il marchio appare. Anzi, se lo fa, lo può fare, forse normalmente lo farà, ma deve essere consapevole del fatto che una registrazione di questo tipo è destinata a decadere se non c'è un'utilizzazione effettiva con le modalità che abbiamo visto invece che caratterizzano l'utilizzazione del marchio Audi o del segno della Fisi. Un'utilizzazione sul prodotto, una posizione del segno sul prodotto finito successiva alla vendita non è un'utilizzazione del segno come marchio, o perlomeno non come marchio del prodotto, per le ragioni che abbiamo appena esposto, non è un'utilizzazione idonea a evitare la decadenza del marchio per quella categoria merceologica. Se Parmacoto registra per capi di abbigliamento il proprio segno, ma ne fa soltanto le utilizzazioni che risultano dall'esempio della fotografia, non sta utilizzando quel marchio, è destinata quindi a perdere il proprio diritto di marchio. Ecco, io credo di essere persino stato nei tempi, vi ringrazio. Credo fra mezz'ora di dovermi assentare, sono comunque a disposizione per eventuali domande, per rispondere anche successivamente, eventualmente via mail. Grazie Michela e arrivederci a tutti. Grazie Davide, devo dire che hai sviluppato alcune delle problematiche che avevo anticipato nel mio primo intervento, e in linea di massima quello che hai espresso oggi mi trova d'accordo. Del resto ne avevamo diciamo un po' discusso anche prima. Approfitto della tua presenza e forse anche della presenza ancora del dottor Calorio prima che vi stacchiate, perché erano arrivate alcune domande. Innanzitutto c'è la domanda di un partecipante che chiede allora sì, una la vedo e la risposta è molto semplice. Sì, se un'auto riprende il marchio di un produttore di abbigliamento, quel marchio è utilizzato, si diventa un marchio per produzione di auto, è detto in termini assolutamente sintetici e colloquiali. Diciamo che se produco la Audi Dolce & Gabbana, il marchio Dolce & Gabbana è utilizzato anche per automobili. Non c'è dubbio, io non avrei dubbio. Che è l'esempio che ho fatto io prima. Forse me lo ricordavo dai nostri colloqui che avevamo avuto precedentemente. Sì, se posso elaborare non da tecnico, ma da, come dire, persona interessata del tema, in realtà non si configurerebbe come Dolce & Gabbana diventa un produttore di autoveicoli, ma diventa a tutti gli effetti Dolce & Gabbana un brand che può essere utilizzato nella categoria, diciamo, alla quale appartengono gli autoveicoli, senza necessariamente diventarne un produttore. No, certo, va bene, sì, sono d'accordo. Non è che Dolce & Gabbana diventi produttore di autoveicoli, però rimane titolare di un marchio, un marchio utilizzato anche per autoveicoli e protetto per la categoria merceologica degli autoveicoli. Certo, secondo discorso, diciamo, che si faceva prima. Poi un altro partecipante, ci sono un paio di altre domande più, diciamo più generiche. In particolare viene chiesto se il co-branding è legato alla proprietà intellettuale del prodotto, dove per proprietà intellettuale si intende la tecnologia,
ma mi pare che qui si possa rispondere nel senso che dipende, cioè può essere un co-branding nel quale vengono apposti due marchi a cui corrisponde un contributo di natura tecnologica dell'uno o di entrambe le parti, come può essere un co-branding in cui una parte contribuisce per la parte ideativa e l'altra parte per quella funzionale, o nessuna delle due cose, nel senso che semplicemente due soggetti co-brandizzano il prodotto. Non so se il dottor Calorio è d'accordo con questa. Allora, sono d'accordo. Secondo me è una domanda che in realtà nasconde una serie di altri filoni che potrebbero essere aperti. Nel senso che più in generale parlo di Pininfarina e di Calorio, quindi attenzione, disclaimer. Di fatto, nel momento in cui ci fosse un contributo dal punto di vista progettuale che porta alla realizzazione di innovazione dal punto di vista di prodotto tecnologico, potenzialmente si potrebbe aprire, al di là del co-branding. Il co-branding può anche non esistere, cioè i due marchi, le due società potrebbero anche non andare insieme a mercato, ma potrebbe aprirsi potenzialmente uno scenario legato alla licenza, ovvero se esiste una proprietà intellettuale collegata allo sviluppo di un certo prodotto, io potrei decidere di darti la licenza di utilizzo di tale tecnologia a fronte presumibilmente di un corrispettivo economico. Ma non necessariamente parlo di Pininfarina, questo si configurerebbe come un co-branding. Potenzialmente potrei semplicemente dire ti licenzio il diritto di utilizzare questa mia invenzione o creazione, dopodiché la porti a mercato tu sotto il tuo brand a fronte di un corrispettivo semplicemente legato all'oggetto che abbiamo progettato. Perfetto, questo mi pare che risponda anche ad una successiva domanda che chiedeva anche le collaborazioni possono essere intese come co-branding, voglio dire, da questo punto di vista mi sembra che la risposta possa essere univoca. Se posso inserirmi, se parliamo di co-branding, assumiamo che ci sia un'utilizzazione visibile di marchi, certo. di più marchi. Il punto è, alla base di questa utilizzazione visibile c'è anche una ci deve o ci può essere una collaborazione. Normalmente c'è una collaborazione, però forse la linea di fondo della mia precedente relazione è che non necessariamente c'è una collaborazione sul piano tecnologico, può essere anche una collaborazione puramente commerciale, come magari è nel caso di Audi e di Falconeri o robe di K. Che Audi sia poi intervenuta sul piano della definizione del design, può essere, può non essere, insisto, il consumatore non lo sa, certo. In tutti i casi c'è un co-branding e in tutti i casi la disciplina giuridica corrisponde. Se posso dare in generale un consiglio, in generale, concordando completamente con il dottor Sarti, proprio per il fatto che per il consumatore non vi è, a tutti gli effetti, se non probabilmente leggendo un bugiardino di un'etichetta in cui è scritto prodotto e distribuito da, quindi è veramente sostanzialmente quasi invisibile chi sia veramente il produttore. La mia raccomandazione è che quando vi è un'associazione con un altro brand, dovrebbe comunque essere previsto all'interno del contratto il fatto che qualsiasi forma di comunicazione e di utilizzo del marchio debba essere congiuntamente concordata prima di renderla pubblica, anche in assenza di un contratto di licenza strutturato di 25 pagine, perché magari non c'è neanche un utilizzo commerciale della cosa, ma quantomeno il controllo di come venga utilizzato il marchio, dove, questo dovrebbe far parte di qualsiasi forma di accordo che renda visibile il marchio. Certo, mi sembra logica come tipo di risposta. Bene, io a questo punto vi ringrazio, un po' di domande le abbiamo evase e passerei alla relazione. Scusa, che vedo la domanda. Esistono co-branding di due marchi di prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica? Perché no? E credo di avere dato la risposta proprio in quella slide. Lì c'era Robe di K e Falconeri, stessa categoria merceologica, co-branding. Per fare un esempio, nell'ambito delle calzature, faccio l'esempio, c'è stata una collaborazione che noi abbiamo fatto recentemente su un progetto nel quale c'era ad esempio Vibram,
che è una delle aziende di riferimento nell'ambito delle suole applicate alle calzature. Abbiamo fatto un progetto con il marchio Velasca e di fatto Vibram, Velasca e Pininfarina erano contemporaneamente presenti nella stessa categoria merceologica nella quale Pininfarina ha registrato il marchio Pininfarina, Velasca evidentemente è un produttore e distributore di scarpe, Vibram è un player nell'ambito delle calzature fornendo la parte di suola. Quindi la risposta è ovviamente assolutamente sì. Certo, mi sembra anche abbastanza diffuso come pratica, insomma, quella di usare più marchi della stessa categoria merceologica sullo stesso prodotto. Va bene, io vi ringrazio ancora anche per questo dibattito e passo a questo punto la parola alla dottoressa Elena Schiaffino, partner di Engitel, che diciamo si occupa molto di marketing digitale eccetera e ci parlerà di co-branding e digital. Elena, ti lascio ecco, la parola. Buongiorno, mi sentite tutti? Sì, sì. Non ho fatto in tempo a fare le prove, quindi volevo solo accertarmi. Allora vi ringrazio, io cercherò di dare un punto di vista appunto più digital e marketing, meno legale. Molti degli esempi che poi abbiamo trovato online, abbiamo cercato di portare degli esempi di marchi noti che potessero essere riconosciuti da tutti. Anche se in realtà il nostro settore digitale avrebbe bisogno poi di parlare anche delle nuove tematiche. Oggi si parla moltissimo di metaverso, non abbiamo fatto in tempo a inserirlo in questa presentazione, ma è sicuramente un ambito che eventualmente, se a qualcuno interessa, possiamo approfondire. Allora, condivido la mia presentazione. Un secondo solo. Ecco. Vedete tutti? Sì? Sì, si vede Elena, grazie. Perfetto. Allora, chi è Engitel? Engitel è una delle realtà digital indipendenti forse più storiche. Contavo gli anni che sono passati da quando è nata Internet in Italia, cioè dal 1995, e ahimè dobbiamo dire che sono 27 anni. Quindi 27 anni di digitale in cui abbiamo visto tutti, come dire, tutte le onde, le wave possibili e immaginabili, ai primi portali, alle app, ai social e appunto adesso al metaverso. Quindi vorrei fare questa piccola digressione sul concetto della rete, internet, anche se possiamo parlare di digitale, delle connessioni, cioè internet si nutre di connessioni e quindi quando parliamo poi di co-branding credo che queste connessioni, molti brand, molti settore o molti industry siano molto, molto simili e molto legate. Affronterò il tema solamente come parte più marketing e vantaggi marketing perché poi appunto i professori, gli avvocati che mi hanno preceduto hanno ampiamente toccato il tema legale e quindi eventualmente le domande più legal sono per loro. Dunque, internet da sempre è una rete fatta di connessioni. Cosa è successo prima? Avete parlato di utente, quindi consumatore finale, che sovente non riesce a capire neanche dove si trova. Ecco, questo senso di sia spaesamento, sia impossibilità di riconoscere esattamente qual è il brand che mi sta ospitando, che cosa sto facendo in questo momento su internet, è veramente connaturata alla rete. Dobbiamo vedere però questo scambio di legami e di interconnessioni come qualcosa di positivo. Perché? Perché secondo noi appunto le strategie di co-branding si inseriscono in questo contesto e fra l'altro oltre a collaborazione fra brand, secondo me varrebbe la pena anche parlare di collaborazione fra diciamo enti e individui. Abbiamo sovente delle persone, per esempio gli influencer, ma possono essere anche persone note, che sono loro in primis dei brand, degli individui, e quindi vengono usati per dare valore e rafforzare l'operazione di marketing. Allora, noi abbiamo fatto questa piccola digressione legale, che forse qua non è il caso di ripetere, l'avete già spiegata voi, però per noi era effettivamente qualcosa di nuovo, cioè il co-branding è una collaborazione fra attori di qualsivoglia natura che vogliono creare un unico prodotto e servizio, mentre noi sovente online scivoliamo nelle operazioni di co-marketing, che sono investimenti invece congiunti
per opzioni di marketing, quindi per promuovere i propri prodotti e servizi. Questa distinzione fra co-branding e co-marketing, devo dire la verità, che anche per noi, nel settore digitale, è molto difficile da riconoscere. Perché sostanzialmente ipotizzare delle operazioni di co-branding, ovviamente perché c'è una maggiore disponibilità di budget e noi sappiamo che il budget in comunicazione è sempre un po' la spada di Damocle di tutti i clienti, di tutte le start-up, di tutti coloro che hanno bisogno di un boost in comunicazione. Quindi il fatto di condividere dei costi e delle risorse aiuta moltissimo il brand, perché una campagna condivisa, ovviamente, oltre ai vantaggi che poi diremo, però porta anche questi vantaggi di riduzione di costi. Aumentano le possibilità e il raggio di azione, e lo vedremo anche molto bene con tutti gli influencer. Possiamo coinvolgere dei nuovi target che altrimenti non potremmo raggiungere. Viene acquisita una reputazione positiva dell'altro brand, ci sono delle entrate potenzialmente maggiori, di fatto noi le vediamo in termini di, come dire, notorietà e in termini poi di conversione di vendite. Ovviamente le marche dividono anche i rischi. Allora, faccio una piccola digressione sul tema degli influencer. Allora, questi influencer che inizialmente sono stati molto sottovalutati, devo dire, dal nostro settore digitale, perché non avevano una forte componente tecnologica, ma erano solamente ragazzi, inizialmente giovani, oggi sono anche, come dire, di età maggiore, utilizzavano delle piattaforme social per promuovere se stessi o qualcosa. Di fatto, in realtà, l'esplosione degli influencer ha determinato un nuovo mercato molto importante, molto utile anche per le aziende. Quindi quando oggi un'azienda ci chiede di avere una campagna di digital marketing, sovente, quasi sempre, noi inseriamo anche l'utilizzo e ricorriamo ad alcuni influencer. Gli influencer possono essere micro, macro, macro e mega, in base alla quantità di utenti che hanno, 10.000, diciamo 1.000, 10.000, oltre 100.000 o 1 milione. E anche da questo punto di vista, su internet si dice che esiste una coda lunga, cioè non è detto che la persona che ha il maggior numero di influencer sia la persona che porta maggiori benefici al brand. Anzi, è vero, quasi sempre il contrario, perché quello che è stato dimostrato, ovviamente internet è tutto parametrato, tutto consultivabile, ci sono software che danno esattamente le metriche dei click ricevuti o delle azioni che vengono fatte in termini di comunicazione, quindi una comunicazione molto, molto tangible, soprattutto per gli imprenditori che vogliono sapere il ritorno sui loro investimenti, e dobbiamo dire che appunto i micro influencer ultimamente dimostrano di avere una maggiore di portare maggiori risultati alle aziende, costano meno, hanno meno follower, però sono considerati più autorevoli e quindi in questo momento stanno funzionando molto bene. Quindi le operazioni di co-branding sono possibili anche tra un'azienda e un influencer, oppure fra due influencer, perché questi macro influencer sono percepiti a loro stessa, a loro volta, proprio come dei veri e propri brand. Hanno autorità, hanno credibilità con il pubblico e quindi ovviamente portano notorietà e benefici. Allora, abbiamo messo qualche esempio ovviamente di brand molto famosi, semplicemente per stimolare un po' così la fantasia anche visiva. Questo è un esempio, per esempio, di Gucci e Balenciaga, quindi sono due brand che producono abbigliamento, e in questo anno, lo scorso 15 novembre, nell'ambito di questo Apple Project, hanno imbrattato quindi le vetrine di Balenciaga con la scritta Gucci. Ho messo nella presentazione poi dei link che ci permettono di vedere, vediamo se siamo fortunati, subito, non so se riuscite a condividere, l'esempio appunto della sneaker Gucci, la sneaker anzi Balenciaga, prodotta proprio col marchio Gucci. Questo non lo vediamo, Elena. Non lo riuscite a vedere? No, si vede la slide iniziale in pratica. Allora gente, diciamo che nelle chart che andremo poi a mettere online, nella presentazione, ogni link è cliccabile. Solo
Penso che nel caso occorra interrompere questa presentazione, andare nell'altra finestra e far vedere il risultato del click. Infatti, però direi adesso, siccome abbiamo tanti esempi, provo solamente a lasciare le copertine, poi volendo le approfondiamo. Nel caso successivo abbiamo messo invece il caso di Witton, che ha creato un set di bagagli in co-branding con BMW, che sono stati pensati proprio per questa BMW i8, acquistabili online con veramente una personalizzazione, anche una fascia di prezzo molto, molto importante. L'esempio successivo, abbiamo invece messo questo case che è abbastanza, come dire, importante. Sul link che trovate poi in presentazione potete andare a vedere tuttora i prezzi di queste sneaker, quindi sono state vendute all'asta da Sotheby's e in questo caso hanno raggiunto un totale di 22 milioni di euro. Attualmente potete trovare sempre sul sito di Sotheby's alcune di queste Nike, che sono di fatto poi le stesse Nike che hanno un prezzo, ovviamente non brandizzate col marchio Witton, però hanno un prezzo di circa l'entry level di circa 100 euro in qualsiasi negozio, Foot Locker o insomma in giro per le città. E quindi questa operazione, ovviamente Virgil Abloh poi è uno stilista che è prematuramente scomparso, questo dobbiamo dirlo, però ovviamente possiamo notare qual è il delta fra una scarpa diciamo da 100 euro che arriva a centinaia di migliaia di euro l'una. Nel caso successivo, anche qui è un caso di brand che entrambi producono abbigliamento, quindi Napapiri e Fiorucci, e insieme hanno coprodotto questa linea per condividere come dire, i valori comuni del divertimento, della libertà, della creatività, dello stile e del richiamo agli anni 90. Che cosa è importante per noi, soprattutto dal punto di vista digitale, poi? Andare a vedere che la forza di un marchio aiuta l'altro marchio, non solamente in termini di website, ma come dicevamo prima, di tutti i social network che normalmente accompagnano un marchio. Quindi ormai noi sappiamo che abbiamo Facebook, che è sempre meno usato, abbiamo Instagram, abbiamo Twitter, abbiamo YouTube, TikTok, abbiamo tutta una serie di nuovi social network, alcuni consultabili solamente anche in altre regioni del mondo, e quindi per noi un brand non ha più un solo digitale, intendo dire un solo canale di vendita, quindi non abbiamo più solamente dei negozi, ma quando andiamo a parlare di digitale affrontiamo tantissimi mondi che hanno ognuno di loro delle modalità di espressione e delle audience differenti. Provo ad andare all'esempio successivo, questi sono esempi di scuola, in questo caso abbiamo McDonald's che ha presentato il proprio menù, in questo caso citiamo una linea di dessert in collaborazione per esempio con marchi come Smarties, Bounty, Oreo, Baci Perugina, eccetera. Nell'altro caso possiamo vedere che ci sono degli esempi di co-marketing fra Coca-Cola e Walt Disney, piuttosto che un'operazione, un esempio italiano abbiamo trovato online di influencer co-branding, è l'operazione My Selection, in cui vengono offerti dei panini gourmet firmati da Joe Bastianic. In questo caso quindi Joe Bastianic per noi rientra in quelle categorie di influencer, quindi personaggi televisivi noti, che quindi vengono poi chiamati e ingaggiati per aiutare la promozione anche di oggetti presenti in altre industries. In Italia ovviamente con MasterChef c'è stata l'esplosione dell'importanza dei cuochi e quindi esempi di, come dire, di co-branding con l'utilizzo di chef famosi, ne possiamo trovare moltissimi. Un altro caso è il caso, abbiamo citato il caso di Red Bull e della GoPro.
Allora, Red Bull per noi è un esempio non di produttore di energy drink, ma di creatore di esperienze estreme di sport. Cioè Red Bull alla fine è diventato per noi un esempio di un caso di scuola strepitoso, perché ha fatto, diciamo, dell'esperienza degli sport estremi un po' il suo brand, fino a diventare lui stesso quasi un editore, quindi un fornitore di contenuti video, un fornitore di contenuti audio, e quindi un marchio che viene ricercato da altri marchi anche solo proprio per la propria potenza di fuoco comunicativa. Quindi Red Bull è appunto un caso incredibile. In questo caso la GoPro, unendo il proprio marchio al marchio Red Bull, può solo beneficiare. Perché? Perché la GoPro viene utilizzata per esempio per prendere immagini durante sport estremi, e legarsi al marchio Red Bull ha creato moltissimi vantaggi per entrambi. Tra i casi citati abbiamo messo anche il caso della Ferragni, perché è un po' maestra nelle operazioni di co-branding e co-marketing. In questo caso abbiamo citato un esempio di qualche tempo fa, insomma, che sia stato uno o due anni fa, in cui è stato, come dire, l'Anespresso ha creato un pop-up store con la realizzazione di queste macchine per caffè Nespresso brandizzate Ferragni, e le persone potevano andare in questi pop-up addirittura e utilizzarli come set, quindi un set si dice instagrammabile. Tenete presente che oggi per esempio nel turismo degli alberghi una delle funzioni che inizia a essere richiesta è l'esperto di social che possa trovare all'interno degli hotel i punti instagrammabili, cioè i punti in cui le persone, gli utenti, possono realizzare delle belle immagini di sé da condividere e quindi dare notorietà al brand a quell'hotel. Quindi siamo arrivati appunto anche a questo. Andando avanti, siamo alla fine. Questo è un esempio di un influencer, appunto Ariel Sharnaz, che aveva un profilo Instagram di 117.000 follower. Che cosa è successo? Ha lanciato una operazione, una sua linea in collaborazione con Nordstrom. Quando è andata online ha accumulato oltre 4 milioni di vendite in un solo giorno, e di fatto ha creato il crash del sito di e-commerce, perché in quel momento, da un punto di vista sistemistico, non erano pronti per reggere quel traffico. Quindi questo è, come dire, una riprova del fatto che queste operazioni di co-branding vengono realizzate proprio per avere, come dire, dei multipli da un punto di vista di ritorni marketing che altrimenti con le proprie forze non si riuscirebbe a raggiungere. Ecco, questa era la mia veloce, come dire, condivisione di alcuni esempi online, però insomma sono a disposizione per domande che appunto possano riguardare per esempio tutto quello che sta succedendo ultimamente nel nostro settore. Ripeto, il metaverso secondo me è un po' il tema caldo del momento. Noi viviamo di onde, di wave, e in questo momento credo che non ci sono ancora tanti esempi di co-branding sul metaverso, ma è ciò che io penso che avverrà brevissimo, quindi come nuove richieste, quindi nuovi case. Elena, ti ringrazio molto. È stato molto utile, molto interessante vedere questi esempi di co-branding e così anche rispondendo un po' alla domanda di uno dei partecipanti aveva posto prima del tuo intervento, ma si può parlare di co-branding anche nel caso di collaborazione tra persone e brand? Beh, in realtà, come hai sottolineato tu nei tuoi esempi, ci sono molti casi nei quali nomi famosi di persone vengono considerati come dei brand. Forse qualcuno ha anche registrato il suo nome come brand. Facevi l'esempio, per esempio, dei vari influencer o di McDonald's con Joe Bastianich, che secondo me è molto calzante e di per sé risponde
alla domanda di questo partecipante, ma appunto giustamente è un settore nel quale anche il, diciamo, il brand persona è molto sviluppato, soprattutto nel settore digitale. Ecco, per venire invece ad altre domande che sono state fatte. Io vedo qua una richiesta dell'NFT, il NFT metaverso, sì, che alla quale hai in qualche modo risposto dicendo che vedi la, diciamo, il metaverso come la, l'area nella quale si va sviluppando, si svilupperà, ecco, maggiormente nel futuro. Questo discorso, insomma. Sì, allora dico solo questo per creare un link anche con l'aspetto legale di cui voi siete i maestri. Allora, NFT vuol dire non fungible token, quindi un oggetto che è identificato in maniera univoca, e quindi si sente la necessità sul digitale di dare anche, come dire, rilevanza univoca, quindi come dire, differenziare i cosiddetti fake, le copie, dalla, dall'oggetto originale. Quindi questo è un tema enorme, credo che da un punto di vista legal ci sarà assolutamente necessità di intervenire in maniera pesante, e gli stessi utenti hanno bisogno di avere chiarezza. Quindi l'NFT è semplicemente qualcosa che attraverso la blockchain permette di definire che quell'oggetto è univoco. In questo momento è ancora legato molto al mondo delle criptovalute, però se lo guardiamo come tendenza, diciamo che diventerà qualcosa di assolutamente legale e di è legato non solo alle cripto, ma legato magari a una moneta digitale ufficiale. Quindi sì, è nato col metaverso e sta nascendo questo nuovo mondo, chiamiamolo digitale, in cui è molto facile creare cosiddetti gemelli digitali, digital twins. E credo che per le aziende sia importantissimo proteggere i propri prodotti, ovviamente al diritto dei marchi, e allo stesso momento però sia molto importante vedere quello che oggi viene definito metaverso come davvero un nuovo mondo di comunicazione all'interno del quale si può fare affari come se fosse una testata. Investo per essere presente su un nuovo giornale. Posso trovare delle nuove audience e soprattutto mi preparo a quello che sarà quella che noi definiamo il web 3.0, quindi che è già pronta, e nel momento in cui usciranno i telefonini Apple, diciamo fra un anno, di nuova generazione, noi non riusciremo più tanto a riconoscere le esperienze reali dalle esperienze, diciamo così, virtuali, e bisogna guardare a questo mondo non solo come mondo per ragazzini, ma ci sono dei risvolti soprattutto per il produttore industriale molto interessanti in tema di formazione e in tema di risparmio di costi per realizzare per esempio dei corsi di formazione o la spiegazione di un prodotto attraverso il ricorso di queste tecniche 3D. Grazie Elena. Riprendo invece due domande fatte precedentemente all'intervento di Elena. Allora, in una domanda il partecipante chiedeva: in un contratto di naming rights, il nome di un immobile che è anche un marchio registrato viene associato al nome dello sponsor. Nel contratto è previsto che questi due marchi associati costituiranno un nuovo marchio che le parti si impegnano a non registrare e che sarà in comunione? È corretta questa impostazione? I marchi restano distinti via una licenza reciproca? Ma dipende un po' da come le parti, diciamo, regolano l'assetto degli interessi. Normalmente nei contratti di co-branding, che ripeto, come ho detto all'inizio, non indicano una categoria specifica, ma sono contratti atipici, quindi co-branding è una terminologia in qualche modo legata al mondo commerciale più che al mondo legale, quindi normalmente i marchi rimangono distinti e i due titolari dei due rispettivi due o più marchi regolano il loro rapporto, regolano come verrà utilizzato il marchio sul prodotto, sul servizio
o sul, diciamo, sulla pubblicità che verrà veicolata con l'associazione di questi marchi. Mentre invece c'era una domanda legata all'intervento di Davide, del professor Sarti, un collega chiede: non mi è chiaro in base a quali elementi soggettivi o oggettivi si possa dire che nell'esempio del giubbotto sportivo Parmacotto sia uno sponsor e Audi un marchio di co-branding. Mi pare che il professor Sarti... Ci sono ancora per gli ultimi minuti. Ecco, mi pare che tu avessi detto che il marchio perché il marchio Parmacotto non sarebbe stato utilizzato nel prodotto finito, cioè quindi non sarebbe stato veicolato sul prodotto, ma era in quel caso usato solo a livello promozionale, esclusivamente per, diciamo, per quel tipo di sponsorizzazione sportiva isolata. Sì, caso. Possiamo metterla anche in termini molto più semplici, credo, poi magari mi sbaglio concretamente, ma cioè, quando io vado a comprare, che ripeto, è in vendita al pubblico la giacca vento della nazionale di sci italiana, quando io la vado a comprare, cosa ci trovo scritto? Ci sono scritto Falconeri, ci sono scritto Audi, ci sono scritto robe di K. Mi sembra di ricordare che ci trovo attaccato anche il simbolo della Fisi. Non trovo scritto Parmacotto, non mi pare. Parmacotto non è un segno utilizzato nella vendita al pubblico di quel prodotto. Parmacotto lo utilizza la Goggia sulla base di un accordo di sponsorizzazione ragionalmente suo personale con la Parmacotto, che gli dice di mettere quel simbolo sulle sue giacche a vento. Ma non c'è nel momento dello scambio del prodotto finito, quel segno non c'è. Per questo manca qui un'utilizzazione del segno come marchio per prodotti di abbigliamento e c'è soltanto un'utilizzazione del segno come marchio per prosciutti in un contesto pubblicitario. E questo mi porta a dire che qui, che in questo caso l'accordo si gioca soltanto nei rapporti fra l'atleta e lo sponsor, che l'utilizzazione del segno è un'utilizzazione pubblicitaria del marchio pur sempre per prosciutti, non è un'utilizzazione del marchio per abbigliamento. Se Parmacotto magari è furbo, dice: ma io lo registro anche per abbigliamento. Sì, però non lo stai usando per abbigliamento e quindi dopo 5 anni decadi. Sul discorso poi, sulla domanda precedente, che è una domanda effettivamente difficile, molto difficile, su cui rifletterò ulteriormente. Mi chiedo però che cosa serva a qualificare giuridicamente i due marchi come marchio complesso, non registrato, marchio di fatto. Magari tecnicamente può essere anche corretto, mi chiedo a che cosa serve, perché certamente un diritto sulla, che so, Falconeri robe di K non impedisce poi ai due produttori di commerciare autonomamente i loro prodotti con il marchio solo Falconeri o solo robe di K. Quindi qualificare il segno, cioè il co-branding, come chiamiamolo supermarchio, costituito dalla composizione dei due marchi, per considerarlo autonomamente protetto in comunione fra i due titolari, magari non è scorrettissimo, però sul piano dell'utilità pratica mi permetto di dubitare che abbia una qualche utilità, posto che comunque il co-branding richiederebbe, indipendentemente da tutto, il consenso di entrambi i titolari, mentre l'utilizzazione separata dei marchi senz'altro non interferisce con il segno pretesamente tutelato in co-branding. Grazie Davide. Dunque, e vado anche ancora un'ultima domanda prima di chiudere, e cioè: il co-branding viene utilizzato, può risultare efficace anche per piccole realtà quali imprese individuali che operano nella medesima area geografica? Ma direi di sì, perché no, se ciascuna delle imprese, ciascuno dei marchi diciamo veicolato insieme all'altro può essere, può sviluppare, come dire, un messaggio in qualche modo univoco, efficace per entrambe le parti, perché no, direi che si può senz'altro fare. Io a questo punto
Ringrazio tutti i partecipanti, vedo che le domande sono state tante, quindi il tema effettivamente è un tema che genera molti, molti interrogativi, anche perché probabilmente è un tema deregolamentato. Io ringrazio a questo punto tutti i relatori che diciamo che ho invitato e che hanno speso il loro tempo e la loro competenza per questo seminario. Ringrazio tutti i partecipanti che ci seguono e che sono sempre presenti ai seminari. Lascio a questo punto la chiusura del seminario al dottor De Iusi della Camera di Commercio. Sì. Grazie a te per l'ottima conduzione dell'incontro, saluto pure io i relatori ringraziandoli e ricordo semplicemente a tutti quanti che eventualmente ci fossero delle domande, delle curiosità più specifiche che insomma potrebbero sorgere anche poi a seguito proprio di riflessioni dopo questo incontro. Noi come Camere mettiamo a disposizione in modo completamente gratuito un servizio di consulenza specialistica sulla proprietà intellettuale a cui è possibile accedere attraverso delle prenotazioni che si fanno sulle nostre pagine web e nelle quali si possono avere degli incontri one to one con consulenti di proprietà industriale che risponderanno ad eventuali altri dubbi. E ricordo anche che a questo punto si vedrà chi vuole a maggio con un seminario che invece si occuperà di green technologies e quindi di un argomento pure questo che speriamo sia di grande interesse e a cui in tanti vogliono partecipare. Possiamo chiudere, buona giornata a tutti e a presto. Arrivederci a tutti. Arrivederci.